La prima associazione di donne laureate in Italia, costituita ufficialmente a Roma nel 1922, ha festeggiato il primo secolo di vita. Storicamente, qual è stata l'importanza e qual è l'importanza della FINTIS in Italia? Noi, pur avendo 100 anni, essendo nate nel 2022, non è certa ancora la data, siamo ancora vive, siamo molto attive nell'ambito dell'associazionismo femminile e femminista. La prima presidente è stata la filosofa Isabella Grassi, figlia del celebre virologo Giovan Battista e di Maria Koenen, una delle prime femministe. Isabella Grassi è cresciuta in una cultura ampia e quindi una donna di larghe e larghissime vedute. Ha avuto questo respiro internazionale, ha permesso a queste socie di girare il mondo. Avversata dal governo fascista, la FILDI si sciolse nel 1935 per ricostituirsi nel 1944 sotto la presidenza di Libera Trevisani Levi Civita. Partecipò alla lotta per il riconoscimento del voto alle donne. Ancora oggi è attiva con 12 sezioni. Come FILDIS nell'attualità vi siete occupate molto della toponomastica femminile? Sì, abbiamo individuato dei personaggi che sono stati importanti nel contesto storico e nella vita della città e abbiamo scelto come FILDIS Elvira Notari, regista. Per voi è sempre stata come FILDIS importante la collaborazione fra donne? Senz'altro, il confronto e la collaborazione tra donne ci ha sempre dato molta forza per andare avanti. Ed è tutto.